fare il giocatore è un qualcosa di diverso, hai qualche responsabilità in meno, te la godi un po' di più, e pensi un po' più a te stesso, e quindi è sicuramente tra i due il lavoro più bello è fare il calciatore. Non ho grandi prospettive, nel senso che in quest'ultimo periodo sicuramente ho avuto le mie possibilità per tornare ad allenare, ma non avevo il progetto giusto, quella cosa che mi infiammava da un punto di vista emotivo per poter ripartire. Siccome il calcio si vive di emozioni e di professionalità, quando troverò professionalità e emozioni tornerò, se no farò anche altro. Io spero veramente che gli italiani, i ragazzi italiani tornino ad essere protagonista soprattutto nei nostri campionati, che quando si leggono le formazioni si leggano più nomi italiani che nomi stranieri, e allora magari incominceremo a fare qualcosa di buono. Che consiglio ti senti di dare ai giovani calciatori e ai giovani allenatori? Ma io penso sempre che la cosa più importante sia quella di fare tutto quello che si fa con estrema passione, perché la passione è quella che è il motore che ti muove a fare tutto con grande entusiasmo, con voglia, con professionalità. Quindi sognare, bisogna sognare tutti, la fortuna esiste fino a un certo punto, esiste l'impegno e la voglia, i sacrifici che si fanno per arrivare a determinati obiettivi. Sono due campioni che siamo onorati di averli qua a Messina, Cristian Brocchi, un noto calciatore e allenatore, Gianluca Zambrotta, il campione del mondo del 2006, ci hanno onorato di essere ospiti in questa nostra manifestazione, ma più manifestazione venuta dalla Messina Social City nel progetto Welfare ATP di Huawei, perciò a conclusione di una bellissima manifestazione hanno coronato il sogno di tanti bambini, come state vedendo tanti autografi e tanta gioia che hanno portato a tutti questi piccoli campioncini.